Ormai si sa, quando esce No Yorak, Paco parlerà sicuramente male di qualcosa. Che è vero. Oggi infatti andremo a parlare di una delle hack più discusse degli ultimi tempi, ovvero Pokémon Marron Merda, una hack sia apprezzata dalla community sia odiata allo stesso tempo. Perché? Venite con me! Pokémon Marron Merda è un hack ROM demenziale creata e discussa nel 2008 e finita successivamente nel 2011. Conosciuta in ogni dove, questa hack ha conquistato i cuori di molti fan della serie Pokémon per il fatto che sia un hack diversa dal normale e con diversa intendo che dovrebbe far ridere. Ma non lo fa. E quindi partiamo subito col gioco. Ovviamente sempre la solita scena del professore che ci presenta il gioco, con frasi che ci insulteranno, mele visioni a caso, e infine la scelta decisiva tra hai la fica o il cazzo. Va bene. E dopo aver scelto il nostro bellissimo nome, ovvero Gianni, cominceremo finalmente la nostra avventura. La trama a grandi linee è questa. Siamo un vecchio che, compiuti sui 10 anni, partirà per un viaggio per diventare allenatore di Pokémon. E appunto durante questo suo viaggio incontrerà molti personaggi della melevisione come Tonio Cartonio, un temutissimo allenatore di Pokémon che vuole conquistare il mondo perché è divertente. Oh, è un hack demenziale che vi aspettate. Una volta scesi dal camion, proprio come in Pokémon Rubino, verremo accolti da nostra madre, proprio come in Pokémon... Ah, ti chiami... Zoccola, scusa, ho letto male io, scusa. Sono gli alberi di Sergio quelli? Una volta entrati in casa, nostra madre ci dirà che dovremo andare a sistemare l'orologio in camera nostra. E dopo aver messo sulle 4:20, smoke weed every day, ci dirà di scendere per guardare un programma TV insieme a lei. E dopo aver guardato uno spot sulla Vaseline, usciremo di casa. E vi faccio un breve riassunto su quel che ho visto. La vicina si chiama Baldraccone, la città è uguale ad Albanova, presenta un mapping pessimo e c'è Gesù. Senza contare un ciccione che ha una protuberanza... Lascio intendere a voi. E allora andiamo ad aiutare il professore inseguito da un Kyogre per motivi a noi sconosciuti e ci troveremo davanti alla difficile scelta dello starter tra Suicune, Entei e Raikou. E magicamente Kyogre si trasforma in un Pociena e qui possiamo ammirare il bellissimo Back Sprite. Almeno l'hanno fatto. Scopriamo quindi che non abbiamo soccorso il professor Birch ma il dottor House. E quindi ci manderà a cercare sua figlia perché non so. Attraverso il primo percorso giungiamo a Nazistopoli, che guarda caso è una svastica proprio in centro alla città. Ridi. Dopo aver fatto cose giungiamo al percorso sopra sulla no, Nazistopoli, scusa. Oh mio Dio, cos'è quella formazione rocciosa? Sconfiggiamo Baldracona e... Wow, calma con le parole. E successivamente ci toccherà tornare alla nostra città natale per recuperare il Pokédex, le Pokéball e le scrap da corsa, come in Pokémon Rubino. Bene, ora che avete avuto un'infarinatura su ciò che è Marron Merda, possiamo passare ai giudizi. Che pregi ha Marron Merda? Pokémon Marron Merda e Pokémon Crono sono state le hack che hanno fondato l'hacking italiano e che hanno dato origine rispettivamente al girone serio con Crono e al girone demenziale con Marron Merda. Creando appunto il genere demenziale si è discostata dalla solita storia del hey, sono un ragazzo di 10 anni che si trova allenatore per caso, cattura Pokémon leggendari e sconfigge team malvagi. Inoltre non possiamo dimenticarci dei suoi fakemon. Molti sono una genialata, altri... avete capito. Passiamo quindi ai difetti di Marron Merda. Come primo difetto direi le parolacce. Non ho niente contro le parolacce, in alcuni contesti possono servire, possono far scartare quella risata. Ma continuando a metterne ancora, non si fa altro che tediare il giocatore e a rendere l'esperienza di gioco noiosa. Punto secondo, i bug. Ah, questi bug! Errori di mapping, testi buggati, persone che attraversano altre persone. Andranno a minare la vostra esperienza di gioco, non rendendo il gioco in sé impossibile, ma brutto. Punto terzo, i cambiamenti. A questo punto vi starete chiedendo, magari giocandoci a Marron Merda, ma gli script, gli eventi che si succedono sono gli stessi di Pokémon Rubino e Zaffiro? Perché infatti sono gli stessi. Ciò che effettivamente hanno fatto consiste nel buggare i testi, inserire tagli brutti con palette che hanno un effetto di oh god my eyes, e non cambiare affatto la regione, che è rimasta uguale a Owen.
E faranno molto uscire anche Pokémon Marrone Merda 2, che ovviamente è il seguito di Pokémon Marrone Merda 1. E ciò che ha scritto l'autore è molto rassicurante e sostiene anche le mie tesi sul fatto che Pokémon Marrone Merda 1 non sia quel capolavoro che tutti definiscono. Certo, potrà piacervi, non lo metto in dubbio, ma definirla la best hack ever non mi sembra il caso. It's a me, Paco! Buongiorno signore e signore, scusate per la mia assenza, ma ho avuto da fare in questi tempi e ho dovuto andare avanti con l'hack che stiamo facendo, quindi mi dispiace, non vi ho portato video, perdonatemi, please. Spero che questa recensione vi sia piaciuta, spero di avervi anche intrattenuto, se mi piace e condividete, altrimenti vi ammazzo. E quindi passiamo ai voti dell'hack. Scripting 3,5. Ha modificato giusto i dialoghi e hanno peggiorato molti script. Grafica 4,5. Avrei messo un 5,5-6, visto che comunque gli sprites sono stati inseriti bene. La maggior parte almeno, ma il mapping ha diminuito di molto il voto insieme ai tileset e le palette utilizzate. Originalità 6. Meriterebbe di più, però non ha modificato la regione, quindi il giudizio complessivo è un dal 4 al 5. E detto questo, la recensione è finita. Scrivete nei commenti cosa ne pensiate voi di Marrone Merda, giusto per avere uno scambio di pareri, che fa sempre bene. E Purisu Understandu, se avete qualche hack che volete vedere recensita, ditemelo e io farò quel che posso. Quindi ciao belli, speriamo che Pokémon Marrone Merda 2 sia migliore dell'originale e arrivederci alla prossima recensione.